own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how. Ciao a tutti ragazzi, sono Tira Lemoni, benvenuti in questo nuovo video news. Allora, non ho fatto video news la settimana scorsa perché avevo poche news e quindi voglio partire subito adesso spedito, proprio poche memorie sul telefono, quindi via, alla rembaggio. Allora, prima news, c'è stato Nintendo Treehouse giovedì scorso, c'è stato che è durato 1 ora e 45. Non l'ho guardato, ma penso comunque sia di sapere cosa sia stato annunciato. Allora, è stato annunciato innanzitutto Pikmin Deluxe 3, che è disponibile anche la demo da provare. Poi ho visto che sono disponibili una collection, tipo più o meno con quella di Super Mario 3D All Star, però di Zelda, che si chiama Hero, credo. Non so se sia per quella della settimana scorsa, ma credo sia un'altra collection, però non ne sono sicuro, quindi prendete tutto per le pinze, anche perché non ho assolutamente guardato il direct. Un'altra cosa che tengo a dirvi, ok, un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che è uscita una nuova espansione di come si chiama? Oddio, di mamma mia, di Fall Guys, finalmente ce l'ho fatta. Come se avete le cose sulla punta della lingua ma non le trovate le frasi. Avete una parola sulla punta della lingua ma non trovate il nome. Ok, una nuova espansione di Fall Guys, che però non so in cosa consiste, perché no, ultimamente ragazzi con i video proprio zero, non sto guardando nulla, la musica, sto guardando un po' i vostri video, ma per il resto non è che ne abbia anche di registrare. Ho tantissime cose da registrare, ma ultimamente non me la sento. E quindi c'è un nuovo aggiornamento di Fall Guys, che è la seconda stagione, credo. Poi, allora, innanzitutto su Super Mario 3D All Star, in Super Mario Sunshine, ci sono presenti dei bug che erano presenti anche nella versione per GameCube. Alcuni sono stati fixati, altri invece no. E quindi sì, magari tanti errori stupidissimi di gioco, come per dire magari siete su una piattaforma, li passate attraverso e perdete. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che su Inazuma Eleven, su SD, anche lì c'era un bug che permetteva di allenare tutta la squadra al massimo livello, statistiche, tutto al massimo, allenando un solo giocatore. Praticamente bisognava spegnere l'app, chiudere l'app, spegnere il telefono, riaccenderlo, e quando era acceso si trovavano praticamente tutti i personaggi al full. Praticamente questa cosa qua è stata ovviamente risolta, però chi ha usufruito del bug, è stato bannato. È stato bannato nel senso che gli è stato portato via, sono stati portati via i giocatori e l'account con quale si giocava, e festa finita. Tra l'altro il nuovo gioco che dovrebbe uscire, che è già dal 2018 che dovrebbe uscire, non si sa più niente se deve uscire, anche perché l'azienda che faceva da intermediario di Level 5 è stata completamente chiusa, ha fallito. Quindi Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch, che attualmente è la punta di diamante di Level 5, sono veramente a rischio. E quindi speriamo bene. Altre news, ci sono delle news su Pokémon Go, nuovi Pokémon disponibili. Poi, fatemi pensare su altro. Altre news. Dovrebbe uscire ormai
Il secondo DLC di Pokémon Spada e Scudo dovrebbe essere, dovrebbe uscire a giorni. E basta, penso di avervi detto tutto con il mio Nintendo. Ah, c'è un altro, penso c'è un altro aggiornamento di Brawl Stars. Ultimamente sto giocando, domani vedrete il terzo episodio. Devo ancora lavorarci, devo ancora mettere il titolo, copertina. Comunque se penso di farlo. Va bene, allora ragazzi, lascio le news per PlayStation e ci vediamo tra poco. Eccomi qua ragazzi, sono spiccio, velocissimo, giuro. Non ho più usato niente. Guardo subito allora. Adesso si scrive la trailer della storia in italiano. PS5, la lineup del lancio migliore di sempre. PS5 con divisione, account e altre funzionalità. PlayStation Plus, giochi gratis, vabbè questo qui non ci interessa, Spider-Man Remastered, PS5 Gameplay, Spider-Man Remastered, PS5 Peter Parker, Spider-Man PS5 in 4K, questo qua mi sa che ve l'ho già letto se non mi ricordo male, io non mi ricordo, in 4K, Peter cambia volto, poi Cyberpunk 2077 TV. Poi Crash Bandicoot 4, recensione, un ritorno eccezionale. Star Wars, Squadrons, recensione epica. Mario Kart Home, che è quello in vita reale. Chiamiamolo così, Spider-Man PS5, Peter cambia, scelta giusta. Xbox Series X è arrivata. Queste le prime impressioni, PS5, la dashboard, immagini e leak. Il clone di GTA su PS5 Xbox Series X. Ok. Gran Turismo 7 su PS5 correrà in 4K a 60 fps. PS5 lo spazio effettivo dell'SSD. PS5 molto silenzioso, prime prove ufficiali. PS5 dell'arrivo, il primo test, il DualSense, Xbox Series, provate la nostra impressione, provate. Genshin Impact, recensione con un enorme action di GDR, Cyberpunk 2077, niente più ritardi. Ok, FIFA 21, recensione, Pavo Go, ok. PS5, quanto pesano i giochi di lancio? Watch Dogs, Legion Londra tra hacker e rivoluzione digitale. Baldur's Gate 3, il re del GDR è tornato. Io non ho di voce, purtroppo, comunque sto bene, lo assicuro. Poi la PS5 smontata, come è fatta la console? Hanno provato a smontare la PS5, provate a vedere come l'hanno smontata. Cyberpunk, poi doppiatore in italiano, clic esclusivo, ok. PS5, nuove scoperte, ventola, raffreddamento, wow. PS5, PS4, cambiano i livelli e i trofei. Va bene, FIFA 21, vs PES 21, la sfida qual è il migliore? Ma cosa cambia? Boh. Resident Evil Village, Death Down. Ve lo ricordate? PS5 Xbox Series X, il più grande salto grafico di sempre, ci credo. Xbox Series X TV Spot in 4K, Astro's Playroom, PS5, il gioco gratis del DualSense. Bello, questo qua è interessante. Ci facciamo una reaction dopo. PS5, guida alla retrocompatibilità, dettagli sul boost. PS5, un nuovo PlayStation Store sta arrivando. Crash 4 è il più difficile della serie, gli easter eggs. Sì, ci sono degli easter egg effettivamente in questo gioco. Sto guardando un gameplay su YouTube. Call of Duty Cold War Beta Multiplayer alla prova. Rare 4, recensione in Gran Turismo delle moto. Xbox Series X e retrocompatibilità, tutti i giochi in 4K. Poi, Destruction allo Star al lancio di PS5. Xbox Series X e gli aggiornamenti gratuiti del Next Gen. Yakuza Like a Dragon su Xbox Series X e PC.
Dragon Ball Z, cacchio del gioco di carte, novità sul DLC. Praticamente è un gioco di carte di Dragon Ball che è stato aggiunto al nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Poi PS5 Bulgia King Teaser, questo qui non so cosa sia, però c'è anche lui. Nasce Rockstar Dundee in attesa GTA 6, ok? Spider-Man Miles Morales per PS5, finisce su Daily Bugle. Spider-Man Miles Morales, PS5 Dual Sense. PS4 arriva il film 8.0, punto. Le novità in vista di PS5. Assassin's Creed Valhalla, provate per 8 ore prima del rilascio, credo. PS5 è troppo grande, parla Sony. PS5 Slime all'orizzonte, già. PS5 Slime annunciata. Kingdom Hearts Melody of Memory, la demo alla pro, oh, carino. Poi abbiamo Gears 5 e Tactics Nuova Vita su Xbox Series X. E poi PS5, ecco la dashboard. Ok, queste qui erano le ultime news per PS5. Niente, io penso di avervi detto tutto. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo con la reaction ai games. Eccomi qua, ragazzi, partiamo subito con la pubblicità del Big Mac. No, del Burger King, scusate. Non so proprio cosa voglia dire questa pubblicità, però ok. Boh, va bene. Ok, eccolo qui il gioco di carte che vi stavo dicendo prima, di Dragon Ball Z Kakarot. Veramente interessante, questo qui ovviamente sarà colui che ha inventato sta cosa. Molto interessante, devo dire. Belle queste carte, eccole qua, carine, carine. Oh, guardate raga, mi piacciono, guardate questa qui di Gotenks, Vegeta, Freezer, Junior, belle, ci sta. Ottima! È una bella idea secondo me fare anche le carte di Dragon Ball, anche se mi sa che ci sono già, o ce l'hanno già. Ma secondo me era le carte collezionabili, non è male. Vabbè, è già finito purtroppo. Questo qui è Destruction All Stars. Qua ovviamente è un gioco di bombe, di missili, boh, cos'è? Non lo so definire. Vabbè, passiamo. Questo qua è Rider 4 Gran Turismo di moto. Anche qua si scelgono le moto. Si personalizzano più che altro, ok? Questo qui non fa per me, devo dire, di gioco, perché io niente, cioè mi piacciono, ma non sono un gioco non sono un giocatore di moto, Formula 1, queste cose, mi piacciono, sono tifoso Ferrari, Valentino Rossi, però non li seguo, se vincono mi fa piacere, però non li seguo. Valentino ormai è ora che si ritiri. Via, schippo! Qui ragazzi, il robottino che mi piace tanto, guardate che carino! Immaginate di avere un robottino di compagnia, voi, mi piacerebbe, a me sì, tantissimo. Un robottino di compagnia, guardate che carino che è! Un robottino che mi aiuta, guarda, guardate che carino, wow!
Mi piace un casino, raga. Mi piace un casino il robottino. Guardate come salta. Che figo, ragazzi, guardate. 4,5, wow. Avete visto? Wow, bellissimo. Cioè, evita tutto. Troppo, troppo figo, troppo, troppo figo, giuro. Questo qua mi piace un casino, robottino. Io lo chiamo robottino in maniera amichevole, ovviamente. Di stile Super Mario, comunque. Ma questo qui secondo me merita tanto di gioco. Assomiglia tanto al personaggio, quello che c'era in Dragon Ball GT. Com'è che si chiamava? Bill? No. Sapete che mi sfugge? Come si chiamava? Robby, no. Bill, forse. Bill, non me lo ricordo. Sapete, ve lo ricordate? Quello che c'era nella serie di Dragon Ball, che era diventato di Trunks, l'amico di Trunks, qualcosa del genere. Sì, l'amico di Trunks era. Io me lo ricordo. C'è un altro giocatore lì. Skip avanti. Questo qui è... Dai, Watch Dogs Legion. Che giochi. Va bene ragazzi, non sono tanto per questi giochi, lo sapete già, ma non sapevo di che cosa si trattava, volevo approfondire un po' la cosa con voi, ecco. Visto bene cos'è? Oh, cos'è? Ragazzi, Kingdom Hearts, l'ultimo che dovrebbe uscire, Melody. Che è disponibile la demo, è disponibile, quindi se vuoi giocarci è disponibile. Ah, però no, so che PlayStation è, boh, ma mi sembra non l'avevano già fatto, non riesce a questo gioco. Ma è tutto così il gioco, siamo seri. Ma, cioè, Dio, se è tutto così, ragazzi, sinceramente, cioè, non vorrei dirlo, ma mi sembra, se è tutto così, mi sembra un po' noioso. Cioè, io mi ricordo gli altri Kingdom, che comunque sì, erano tutta un'altra musica. Erano... Vabbè, niente, basta. Basta. Allora, io vi ringrazio per la visione. Se il video è piaciuto, spolliciate. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, non ti vedremo. Ciao ragazzi!